Espen Andersen a 4 secondi, Wattabé e Fritz a 33 secondi, Denifa a 35. Attenzione a Schmidt a 38, Grob a 53, però distacchi veramente enormi. Tu ti domandavi se sarebbe stata ancora combinata germanica, no? Oggi no. È sicuramente combinata nordica, perché dubito di vedere un tedesco sul podio. Ma se vince un austriaco è combinata nordica? Dai, sì, è nordica. Qui Kupchak alla fine è tredicesimo, potrebbe provare a rimanere in zona punti oggi. Ma anche Buzzi è messo bene. Sì, Buzzi che sarà forse nella prossima schermata. È 25esimo, Buzzi partirà insieme a Coxlien appena davanti a Riesle, quindi è una zona molto interessante. Frenz è il 30esimo, Rizek 22esimo, valori completamente rimescolati, d'altronde ce lo si poteva aspettare, una Germania, come detto, consapevole di essere indietro. Si interrompe la striscia di piazzamenti tra i migliori 10 per Frenzel, una striscia lunga. Lo dai proprio per spacciato. Sì, non ha chance, 5 km. Vediamo Pittin. Pittin 43esimo a 5.55, zona punti che lontana un minuto e mezzo su 5 km. Vedrete i 1000 metri, quindi nella prima metà del giro, e poi una salitella verso la fine. Giro da percorrere solo due volte. Sentiamo Espen Andersen, oggi una situazione un po' diversa. Zeidel e Andersen per la vittoria. Kito Wattabé ha bisogno veramente di un'impresa. Attenzione a Denifel, perché sui 5 km, come detto, è molto pericoloso. Diciamo che la grafica che avete visto è un po' confusa, nel senso che i reali valori non sono quelli delle colonnine. Siamo a inizio stagione, probabilmente è ancora da rodare questo sistema, che può dare un'indicazione di massima, però definire Espen Andersen fondista migliore di Kito Wattabé può essere un po' una forzatura, ecco. Magari il migliore Espen Andersen può battere Kito Wattabé, soprattutto in un arrivo in volata. Contro il cronometro la gara non inizia neanche. Kito Wattabé in questa stagione ha dimostrato di essere un signor fondista, un buon passista, chiaro, gli manca lo spunto veloce, però parte del gioco che è quello. In questo caso abbiamo visto Buzzi definito un miglior fondista rispetto a Riesle. Perché tutto questo? Perché evidentemente questo sistema, che è molto interessante, non è stato ancora rodato. Credo che possa essere migliorato strada facendo. Diciamo che è fluido, si può sicuramente migliorare. Intanto sta proseguendo ed è prossimo alla conclusione il salto di allenamento degli specialisti. Non sta nevicando e questa è già una notizia. Il tracciato è impegnativo, lo è ancora di più a inizio stagione. Ci sono due tratti in salita, l'ultimo è quello dove si può sferrare l'attacco decisivo. Possiamo ritenerla una pista dura, dai. Intanto vedremo di abituarci alle nuove tute. Austriaci e norvegesi non hanno cambiato un granché, con gli austriaci nero predominante, inserti rossi, i norvegesi bianchi. Invece i giapponesi hanno cambiato cromia, blu anziché rossi. Intanto andiamo a vedere se partono tutti, perché oggi ho l'impressione che qualcuno possa anche rinunciare allo sforzo. E considerato come viene aggiornato il live della FIS, probabilmente lo scopriremo verso la fine della gara. Comunque, per adesso sono partiti Zeidel e Andersen, tocca tra poco da Kito Wattabé, e sarà anche interessante andare a vedere chi segnerà il miglior tempo sugli sci stretti, perché in una gara su 5 km, come detto, cambiano tutte le dinamiche. Diciamo che questo tracciato negli anni passati veniva percorso tra i 6 minuti e 6 minuti e mezzo. Oggi, considerando la nevicata, però è stato battuto, e le condizioni, credo che si possa rimanere sui 6 minuti e mezzo. Lo vedremo, quindi diciamo 13 minuti come tempo di gara. Anche di più, comunque sono partiti tutti a bomba. Non ci sono alternative in questo caso. Pista come sempre, a proposito, l'umidità è il 92% e questo aumenta la fatica. Impressionante partenza di Grobak, da sprinter quale lui è, non dimentichiamo che Grobak ha al collo due medaglie d'oro olimpiche, conquistate grazie a dei finali di gara con pochi uguali, in volata non è facile da battere. Quella individuale nella gara con salto sull'argilla a Sochi nel 2014, poi anche la staffetta nello stesso contesto. E quindi stanno proseguendo le partenze. Ripeto che questo tipo di gara non ha diritto di cittadinanza, nel senso che a questo punto ci dovrebbe essere anche la gara con un salto e 15 km di sci di fondo, no? Per una ragione di equilibrio tra chi va più forte nel fondo e chi è più competitivo nel salto. Così non è, e ne prendiamo atto. A proposito di salto,
Ryu Kobayashi sempre in testa, ci avviciniamo, siamo prossimi alla fine del salto di allenamento. Pashke secondo, Kasai terzo, ha fatto un po' fatica Tande, tocca a Freitag in questo momento perché proprio in contemporanea. Andiamo a vedere se per adesso non ci sono notizie di mancate partenze. Poi chiaramente saranno tra gli ultimi, ecco, quelli che non partiranno. Sono passati 2 minuti e 30 secondi e sono partiti in 14. Non so se mi spiego. I primi sono prossimi alla metà del giro. Eccoci qua. Esatto, qui vediamo che Andersen ha raggiunto Seidel, quindi vanno di pari passo. Andiamo a vedere qual è il distacco di Akito Watabe da questi due. 33 secondi rispetto a Seidel, 29 rispetto ad Andersen. Ma credo che Akito Watabe possa anche recuperare, davanti si studieranno, hanno ampio margine e possono gestire da piacimento. Salvo non tirare in qualche modo troppo la corda, perché Akito Watabe ha già recuperato 13 secondi nel giro di 1 km e 100 metri. Insomma, la proiezione lo darebbe davanti, però credo che si sveglieranno i due che guidano la gara. E attenzione anche a Jan Schmid, che ha raggiunto il treno di Akito Watabe, Fritzl e Denifel. Hvor mye har han plukket? 53 sekunder var det. Ja, ta 12 sekunder. Ja, trent det samme på han da. Gikk jo veldig tøft ut fra stadion, så tror jeg han går litt kontrollert i denne bakken her. Måtte jo droppe litt høydetrening i høst, Gråbakk, for å finne seg selv. Slitt mye i hoppbakken gjennom sommeren og høsten, og det har kanskje kostet en del energi i det også. La oss håpe han godt kontrollert, for det kommer et flatere parti nå, som det er mulig å hente en del hvis du har kontroll. Hva med Bjørn Kircheisen som kommer her i kjent stil? Han er jo en fighter, Kircheisen her. 1.12 her, det blir jo for mye å hente inn. 12 sekunder har han hentet, går omtrent i samme fart som Gråbakk og Akito Watabe. Men Watabe gjør en fin jobb der, og Schmid er med. Da har vi to kort helt der fremme. Litt flatere parti er det inne i nå, et sånn typisk dobbeldansparti da, for kombinert løpere. Etter å ha gjennomgått en tøff stigning, så snur de nesten 180 grader bak i bildet der. Det betyr at de to foran her møter den jagende gruppa. Og Seidel, han tar drajobben. Og det ser ganske kontrollert ut for Espen Hansen. Via Erik Frenzel. Sì, ecco, ringraziamo l'amico Pietro per la segnalazione che lo sapeva in anticipo. Allora, si stanno avvicinando a Akito Watabe, compagni di avventura. Insieme al nipponico abbiamo Martin Fritz, nuovo a queste zone della classifica, ma atleta che andava forte a livello junior. Willem Denifel, che lo scorso anno qui chiuse una delle due gare al posto d'onore. E poi Jan Schmid, direi, con Gråbakk a tutta, che sta cercando di riportarsi sul trenino guidato dal nipponico. Eh sì, Gråbakk è staccato di 19 secondi da Jan Schmid, poi dietro ci sono Kircheisen, Ilves e Watanabe, che per ora viaggiano in compagnia. La Hurt e Kato sono assieme, Kupchak da solo, distacchi amplissimi, tanti atleti che devono fare gara in solitaria. Vediamo, Erol ha recuperato 6 secondi davanti, forte ma non fortissimo. Ecco, per trovare una gara senza tedeschi sul podio dobbiamo tornare al dicembre 2015, giusto? Eh sì, 19 dicembre 2015, quindi 41 gare consecutive della Germania con almeno un atleta sul podio. Si gareggiò a Ramsau quasi 2 anni fa, vinse Muan davanti a Krog e a Rieber. Ecco, se aggiungiamo i mondiali sono 43 gare individuali, una striscia impressionante che la dice lunga sul dominio della Germania in questi ultimi anni. Oggi è improbabile trovare tedeschi sul podio. Sul duro comunque Espen Andersen ha margine rispetto a Mario Zeidel. Il norvegese sta studiando la situazione. Il norvegese che si allena a Lillehammer, il gruppo di lavoro di Lillehammer comprende anche Mikko Coxlen. Diciamo che combinatisti di alto livello sono divisi su 3 località, però principalmente si lavora a Trondheim, dove c'è Muan per intenderci con Gråbakk, e a Lillehammer, dove ci sono Coxen ed Espen Andersen. L'unico che ha come base di lavoro Oslo è l'illustre assente della gara odierna, che probabilmente l'avrebbe anche vinta considerando la sua qualità sul trampolino. Rieber. Intanto esatto. Abbiamo notizie di altre mancate partenze. Non è partito Portic, che era 24esimo. Non è partito Geiger, non è partito Pommer, non è partito la Misha Pui, non è partito Yahin. Beh, io direi che alla luce di queste non partenze, Buzzi ha più chance di rimanere tra i migliori 30. Intanto, dietro, da quando Espen Andersen si è messo a tirare, non hanno più guadagnato niente, anzi hanno perso qualcosa e stanno per essere ripresi da Jürgen Gråbakk, che arriva a velocità tripla. Poi Gråbakk avrà modo di rifiatare per cercare di risolverla in volata. Attenzione, perché questo Gråbakk mi sembra veramente brillante, anche sul trampolino oggi ha rubato l'occhio per tecnica di salto.
se resta in salute da novembre a marzo può essere un brutto cliente per i tedeschi. È un enorme se. Intanto è passato Buzzi al chilometro 1, è in 25esima posizione, viaggia in compagnia di Coxien e Risle, quindi è un bel viaggiare. Credo che stia tenendo Coxien. Sì, sì, sta tenendo Coxien, sono partiti insieme. Coxien è andato forte, ha recuperato 7 secondi. Beh, ragazzi, se Buzzi è in grado di tenere il passo di Mikko Coxien, siamo al cospetto di un prospetto molto interessante. È vero che Coxien ha un'impostazione di gara un po' particolare, lui non parte mai forte, gareggia di fatto in negative split, nella seconda metà della gara sovente fa segnare il miglior tempo. Sì, però oggi non c'è la seconda metà della gara. E oggi la seconda metà della gara è il secondo giro, quindi dai, 2 km e 501 fino a 5. Intanto Pittin è partito a bomba, ha recuperato 18 secondi in un chilometro 100 metri, 40esimo, Mayerhofer 41esimo. Comunque un bel test per tutti, quello di Ernu, un quasi veloce lo possiamo definire. Intanto qui ci sono Watanabe con Kato e Laert che si guardano. Beh, in ogni caso Giappone ha tanti atleti nelle posizioni di vertice della classifica. Massimiliano, qual è la strategia giusta per Andersen o Seidel? Aspettare la volata o provare a risolverla prima? Seidel può solo pensare di vincerla in volata facendo spendere il norvegese, che ha un altro passo e sul duro se ne va. Infatti, guarda, di frequenza prende il largo e spende Andersen, ma è chiaramente un fondista superiore. E tra l'altro non c'è il piano B per lui, perché dietro si stanno avvicinando e quindi la tattica attendista non pagherebbe. Attenzione, perché Sven Andersen è ormai avviato verso la prima vittoria della carriera. E c'è Jan Schmidt che sta andando veramente fortissimo, si trascina dietro Akito Watabe e Willem Denifel, ha perso terreno Martin Fritz. Sì, prevedibile. Fritz, che non è abituato ai ritmi di Coppa del Mondo e comunque anche da giovane la differenza la faceva nel salto e non nel fondo. Martin Fritz, atleta stiriano, Stiria in crescita, perché non c'è solo lui in grado di essere competitivo in questo momento. Beh, Rerd, che abbiamo conosciuto nella passata stagione, è uno storico rivale di Fritz, anche se Fritz è più giovane di un anno. Comunque, con la marcata partenza di Frenzel si ferma una striscia. E beh, si sarebbe fermato ugualmente la striscia di Frenzel, che dalla gara dopo Cusamo della passata stagione, gara 2 di Cusamo, è sempre arrivato tra i primi 10 in Coppa del Mondo, anzi tra i primi 4 addirittura forse. Coppa del Mondo, considerando i mondiali, comunque sempre nei primi 10. 7, con i mondiali devi contare i primi 7. Certo, Denifel ha perso un pochino di terreno lasciando Schmidt e Akito Watabe a lottare, esatto, per il terzo posto. Dovrebbero essere 19 gare e 21 contando i mondiali, una striscia impressionante, una costanza di rendimento con pochi eguali nella storia, non solo in questa disciplina. L'unica carta austriaca da podio resta Mario Zeidel, però attenzione, perché in un chilometro e 400 metri Schmidt e Watabe potrebbero riportarsi sull'austriaco, mentre Sven Andersen prende il largo. Sono 23 le gare di Frenzel consecutive nella top 10, considerando i mondiali, quindi 21 più 2. Esatto. E Sven Andersen, sai di dove è originario? Di Bærum, contea di Akershus. Sai chi è l'illustre concittadino? Chi è? Kjetil Andre Aamodt, che qualcosina ha vinto nello sci alpino, soprattutto quando erano in palio le medaglie. Tanto Buzzi tiene sempre Risle e Coxien, e a metà gara paga 3 minuti e 50 dalla vetta, è 26esimo comunque in questo terzetto, che potrebbe andare a riprendere Vrovnik e Gerard. Davanti c'è anche Rizek, che però ha un importante vantaggio. Il vantaggio di Buzzi su quelli dietro è rassicurante, quindi dovrebbero arrivare punti per Raffaele. Il fatto che abbia percorso un'intera tornata in compagnia di Coxien è indicativo. L'impressione è che gli italiani si siano preparati bene e si siano presentati al via di questo appuntamento in buone condizioni. Intanto si salta ancora, quindi abbiamo due serie di allenamento. Pensa a te, sì, secondo salto di allenamento. Vabbè. Attenzione, perché Akito Watabe ha tutta, Jan Schmid, veterano di lunghissimo corso, rimane col nipponico. Vediamo dov'è Mario Zeidel. Mario Zeidel per adesso non si vede. Il vantaggio ai 3 km serie di 12 secondi, però non lo si vede neanche da qui. Si sono girati Akito Watabe e Jan Schmidt per capire la posizione di Jürgen Groba, che sta ritornando sotto in maniera prepotente, però avevano ampio margine rispetto al norvegese. E qui Espen Andersen sta viaggiando verso la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Ricordiamo, dato che l'anno scorso la Germania ha dominato in lungo e in largo, la Norvegia non vince una gara di Coppa del Mondo dal 6 marzo 2016. Schoenach con Jürgen Grobak, che oggi comunque sta facendo una bella gara. Vediamo se Pittin è passato i 2 km e mezzo. Attenzione, perché Zeidel viene preso
da Jan Schmid a Kito Watabe prima dell'imbocco alla salita decisiva. Jan Schmid sembra averne e vola via Mario Zeidel. Anche Akito Watabe sta recuperando metro dopo metro e sembra avere un altro passo. L'Austria rischia di rimanere a piedi in termini di podio, nonostante tre atleti partiti con pettorali molto bassi. Eh sì, tre austriaci nei primi cinque dopo il salto, ma qui rischiamo di averne nessuno nei primi tre al traguardo. E qui rischiamo di avere invece la doppietta norvegese, con un atleta che si allena a Lillehammer, quello che è davanti a tutti, e l'altro che si allena a Trondheim, quello che è in seconda posizione. Eh sì, perché comunque Kito Watabe ha perso terreno rispetto a Jan Schmid. Pittin è 39esimo a metà gara, il distacco dalla zona punti è di... quasi un minuto. Guarda, avevamo preventivato 6.30 giro, siamo più o meno lì, leggermente più veloce Sven Andersen, che la porta a casa in scioltezza, gestito veramente bene questi 5 km e vittoria meritata. E allora Sven Andersen può davvero festeggiare la prima vittoria in Coppa del Mondo della carriera, resta comunque una sorpresa. Secondo Jan Schmid, doppietta norvegese. Terzo Akito Watabe, che come sempre sale sul podio, questo è l'ennesimo podio della carriera. Siamo quasi a 50, ne mancano un paio. Sì, questo è il 48esimo, però il problema è che solo 9 volte sul gradino più alto. Quarto Zeidel, sicuramente deluso, perché si aspettava di entrare fra i primi tre. Grande battuto lui, sicuramente, per via del margine che aveva sugli altri alla partenza. Quinto Denifer, che ha fatto comunque la sua gara, quindi Austria quarta e quinta. Grobak è andato a riprendere Fritz, mi pare. Eh sì, e lo ha volato via. Contentissimo Grobak. Oggi trionfo norvegese, primo, secondo e sesto. E poi tre austriaci nei primi sette, con Fritz che ottiene un grande risultato comunque. Sì, il migliore della carriera, risultato costruito chiaramente sul trampolino. Poi ricordiamo, questa è veramente una gara anomala, 5 chilometri, lascia tra virgolette il tempo che trova. Sì, qualche indicazione l'ha data, ecco, i norvegesi sembrano piuttosto avanti di condizione, perché Jan Schmid ha avuto la meglio su Watabe nel finale, si è concesso il lusso di staccare il nipponico, e sui 5 km ha dato l'impressione di essere sempre sotto controllo. Ah, comunque Pittin sta andando come una moto e ha superato tantissimi atleti. Poi Pittin è partito in wave start, quindi arriverà probabilmente tra i primi 30, ma poi al suo tempo bisognerà aggiungere il tempo del wave. Vedremo dove si collocherà. Buzzi tra i 6 km è sempre con Risle e Coxien. Beh, notevole, eh? Abbiamo visto Jürgen Grobak andare a salutare, a complimentarsi con Akito Watabe e con Espen Andersen. E beh, ottavo Kirchhaisen, migliore dei tedeschi. Da tanto tempo non vedevamo un tedesco così indietro in classifica. Poi vedo arrivare un altro nipponico, o sbaglio? È la Hurt in realtà. È la Hurt? Ah. No, no. Sì, ecco, poi era dietro il nipponico, Watanabe. Watanabe decimo comunque. Forse Katoa a seguire. Sì, perché Katoa era partito con l'11. E Katoa da tempo non è competitivo nel fondo, quindi oggi si è in qualche modo difeso. Buona prova dei nipponici. Ah, il Giappone sta ottenendo risultati in tutte le discipline invernali in questo primo scorcio di stagione. Questo è Ilves, 12esimo. Miglior risultato in carriera per Ilves, mai meglio di 17esimo, e 17esimo è proprio qui. Questo dovrebbe essere Erola, che arriva 13esimo. No, Kupchak, 13esimo. Questi sono punti pesanti in ottica qualificazione olimpica. Eh sì, e soprattutto per Kupchak, ampiamente il miglior risultato in carriera. 14esimo Erola, poi qui proseguono gli arrivi. C'è una volata per il 15esimo posto, ed è Mutru per la Finlandia, seguito da Bro. E comunque Mutru bene anche oggi, Brian Fletcher come sempre molto costante. Dovremmo essere prossimi all'arrivo di Buzzi. Questo è un tedesco che è Weber, partito col pettorale 14. E oggi sarà uno dei migliori tedeschi in gara, Weber. Sì, qui c'è, a proposito di Germania, Rizek, che sta sprintando per la 19esima posizione. E ce la fa battendo Hirvonen per la Finlandia. Hirvonen, forse ci si poteva aspettare qualcosa di più sugli sci stretti da lui. Bah, sul trampolino ci si poteva aspettare qualcosa in più, perché era annunciato in grande forma e anche in allenamento aveva fatto vedere cose egregie. Poi oggi la gara è stata un po' particolare nel salto e quindi i valori non sono emersi in maniera chiara. Muan, che perde posizioni nel fondo, è una novità. Intanto qui si sta vedendo la volata per le posizioni dalla 22 alla 26, Buzzi dovrebbe essere là in fondo. Mi pare di vedere Risle. Sì, qui c'è Girard che non riesce a difendere la 22esima posizione, Coxden va forte, Risle arriva a 24esimo. Coxden avrà dato 10 secondi a Buzzi in questa gara, tanta roba la prestazione di Buzzi, 25esimo, sì. Bravo davvero. Davvero bravissimo Raffaele Buzzi, che torna in zona punti dopo un inverno difficile.
26esimo Vrovnik per la Slovenia, anche questi sono punti importanti per la qualificazione olimpica. Senza dubbio, quasi debuttante perché ha pochissima esperienza di Coppa del Mondo. Buzzi, miglior risultato in carriera, da 28-25. Qui c'è Pittin che sta arrivando, quindi entrerà come detto tra i primi 30 sul traguardo, però lui è in wave start, verrà superato da tanti altri, però con ogni probabilità qui c'è il miglior tempo sugli sci stretti. Comunque con la moto, ne ha raccolti veramente tanti per strada e li ha staccati tutti, la condizione c'è per Alessandro Pittin. Serve un po' di fortuna sul trampolino e magari gareggiare in contesti più favorevoli alle sue caratteristiche. Eh sì, Pittin che è al momento 30esimo ma verrà subito scavalcato da Timug. Wave start, quindi 5-19 di ritardo. Pittin ha guadagnato 36 secondi rispetto a Seidel, con ogni probabilità farà segnare il miglior tempo sugli sci stretti. Comunque è un risultato che può dare fiducia perché si è reso conto di essere in grande condizione nel fondo. Fine Manninen non riesce a entrare in zona punti, 32esimo. Beh, abbiamo rischiato di vedere due sloveni in zona punti, fatto che non succede da un po'. Jelenko è proprio crollato nel finale. E non è una novità. Sì, però 5 km oggi. Comunque Pittin dovrebbe mantenere la 34esima posizione. Beh, curioso quello che vedi tra posizione 32 e posizione 33. Abbiamo il finlandese classe 2000 al debutto, abbiamo il finlandese nato sul finire degli anni 70 che sta chiudendo la sua carriera. Manninen potrebbe essere il papà di Ville Karuma. Eh sì, 22 anni di differenza tra i due, questa situazione che si vede nel salto. E tutte e due da Rovaniemi. Tutte e due da Rovaniemi, vero? Insomma, chissà, Karuma ci metterebbe la firma per fare metà della carriera di Manninen. Quindi abbiamo visto una Norvegia in grande spolvero, un'Austria ben quadrata sul trampolino, un Giappone competitivo, è un po' mancata all'appello la Germania, però non dimentichiamo che i due big del movimento, Rijek e Frenzel, hanno fatto fatica sul trampolino, causa me. Quindi giornata molto favorevole alla Norvegia, che ha archiviato due doppiette, quella nella sprint maschile di sci di fondo, e quella nella sprint di combinata nordica, ecco, chiamiamola sprint perché a questo punto 5 km. Sì, la sprint di era un salto e 7,5 km, quindi ci siamo quasi. Ma questa è molto più sprint. Sì, sì, decisamente. Quindi miglior risultato di carriera per Ilves e per Kupchak. L'Estonia da tempo non portava a casa un piazzamento così prestigioso, ma Ilves non è l'ultimo. No, anzi, è un atleta sicuramente molto molto promettente, Massimiliano Espen Andersen pettorale giallo. Eh sì. E questo era veramente, l'abbiamo detto, una seconda linea. Però la stagione passata è arrivato tante volte vicino al podio, miglior risultato in Val di Fiemme a memoria, bisognerebbe controllare, lì fu quarto, però spesso e volentieri è mancato nelle fasi finali delle gare. Oggi invece, sfruttando uno schema molto favorevole, ha dimostrato anche sagacia tattica, fatto da non sottovalutare. Ricordiamo, questo comunque è un atleta classe 1993.